Era il 23 maggio del 1992, quando in un attentato di Damitago persero la vita il giudice Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Sono passati 27 anni e noi non dimentichiamo, come non hanno dimenticato i giovani studenti presenti sulla nave della legalità salpata dal porto di Palermo che al grido di «Noi la mafia non la vogliamo» hanno commemorato la morte del giudice Falcone. A ricordare quel tragico giorno dove persero la vita, oltre al giudice e la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinari, Viviana Bazzani, miss attrice, prima poliziotta in Italia, naufraga all'Isola dei Famosi, autrice di programmi per bambini e tanto altro ancora, ha fatto parte della scorta per 6 anni del giudice Giovanni Falcone. Viviana, cosa ricorda del giudice? È sempre un piacere testimoniare quello che è stata la bellezza per l'Italia di un uomo eccezionale come Giovanni Falcone. Io ho avuto l'onore, il piacere di scortarlo per 6 anni come unica donna nella scorta romana del giudice, fino a poche ore prima che l'abbiamo accompagnata a Ciampino, e poi era il viaggio purtroppo che avrebbe segnato un cattivo destino. Ricordi del giudice Falcone sono tanti, ma soprattutto uno in particolare che i giovani della magistratura dovrebbero imparare: essere umili e saper ascoltare. Vestire la toga di un giudice non vuol dire essere onnipotenti, ma vuol dire avere una missione, e questo ce l'ha sempre trasmessa il giudice Falcone. Era una persona educata, era una persona rispettosa, e quando poteva veniva sempre a salutarci, a ringraziarci. Ricordo, ma ormai erano, guarda, io sia lui che i due uomini fissi della scorta, gli stessi che poi sono morti a Capaci, erano come ormai rassegnati al pericolo. Loro sostenevano che poi non bisognava avere paura. Io solo una volta ho fatto una domanda dopo tante ore di attesa in un cortile fuori Roma, poi col senno di poi compresi che era un momento dove stava parlando con un pentito, e ragazza giovane da pochi anni in polizia chiese come mai era l'unico giudice che non voleva né le sirene né una certa velocità durante la scorta, e lui mi rispose dandomi una carezza dicendo: perché avvisarli, loro sanno già quando arrivo. Ed è la dimostrazione che quel sabato mattina noi l'abbiamo accompagnato a Ciampino, e Ciampino poi, quando è arrivata a Palermo, sappiamo quello che è successo.